Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Modern Warfare 2. Ritorna la squadra del Capitano Price e si aggiunge anche il mitico Ghost. Oggi ci spostiamo in varie parti del mondo, dove la morte è sempre in agguato ed i cattivi sono sempre un passo avanti a noi. Preparatevi per grandi scene di azione mentre proviamo a salvare il mondo ancora una volta. Buona visione! Signori, prima di iniziare faccio una piccola premessa. Mi dispiace che ci siano volute 2 settimane, ma purtroppo ho ricevuto la chiave da Activision solamente quest'oggi. Ringrazio Arcadia per aver funto da intermediario con Activision. Immagino che la maggior parte di voi avrà già visto la serie da qualche altro youtuber. In ogni caso non spoilerate, se spoilerate anche una qualunque virgola del gioco venite bannati a vita nel giro di 10 secondi. Io vi ho avvisato, spero vivamente che vorrete comunque seguire la serie con me fino alla fine, perché sarà l'inizio di una grande avventura. Ho dovuto attendere 2 settimane, ma sono sicuro che ne sarà valsa la pena. Al-Mazra! Non so dove boia sia. Vabbè che sono capace di perdermi anche in casa mia, siamo onesti. Vabbè, ma questa è la grafica del gioco? Non male, non male, il telone, prova. Shadow 1 a capo Gold Eagle, armi pronte. Attendiamo istruzioni. Ricevuto, aspettate. Laswell, abbiamo conferma. Watcher 1 a Bravo 07. Sei in posizione? Buongiornissimo, signor Ghost. Ma è molto più serissima la sua maschera adesso. Ok, ora ragioniamo. Simon Ghost Riley. Ok, non ci hanno individuato, credo. Generale Gorbran. Giusto in tempo. Ora sali lassù e scopri cosa sta facendo là, in mezzo al nulla. Ok, quindi la Laswell sta ancora dirigendo le varie operazioni. Donnina con un certo caratterino, Contatto visivo. Che cosa vedi? Un sacco di gente pronta a farmi il chiurlo. E porco cane, guarda mezzi corazzati, cos'è? Soldati armati, mezzi, attrezzature. Tutto russo. Che diavolo ci fanno i russi con Gorbrani? Riforniscono l'Iran, trafficano armi. Hai sentito tutto, Shadow 1? Affermativo, 2 piccioni con una fava. Serve un riscontro positivo su Gorbrani prima di iniziare. Ghost, puoi identificare il generale? Scorte armate intorno a un pezzo grosso. I russi sono felici di vederlo. Per loro sarà l'ultima volta. Ok, deve essere sicuramente lui. Eccolo laggiù. Ho un fucile da cecchino per eliminarlo. Visuale sul generale Gorbrani. Ricevuto. A tutti. Bersaglio confermato. Shadow 1, procedete con l'attacco. Ricevuto, capo. Ghost, sei troppo vicino alla zona d'impatto. Sarà un gran botto. Ricevuto, approvato. E quello che cos'è? Shadow 1 a tutti. Pronto per la consegna immediata. In attesa del lancio. Coordinate inserite. Bersaglio designato. 2, 1, 4. All'anima del missilozzo. Porca boiazza, senti il suono quanto non è bello. Me lo fate guidare, me lo fate guidare. Oh porco cane, me lo fanno guidare per davvero. Tenere la rotta servirà alla guida manuale. Missile in direzione nord-est, 065 gradi a Mach 3. Quota 500 metri. Oh porco cane, sono capace di tirarmelo addosso? Da solo, lo sapete, vero? La traiettoria è giusta, continua. Oh! Wow, ok. Michael Bay, spostati proprio una cifra. Concordo in pieno. Diretto. Bersaglio distrutto. No, ha distrutto tutto. Modern Warfare 2, oggi col 50% di Michael Bay in più. Laswell, ti riconosco dalla camicetta. Diversi mesi dopo. Avanti. Lo sapevo. Allora, generale Shepard. Conosco quello sguardo. Siamo in guerra? Sarebbe il primo a saperlo. Lo credo bene. Che succede? Sappiamo chi è il braccio destro di Gorbrani. Hassan Zayani, forza Quds Maggiore. Vuole prendere il suo posto in Iran. Rifornendo i terroristi. Informazioni, soldi, armi. È ambizioso. È pericoloso. Vuole vendicare l'attacco a Gorbrani. Ha in mente qualcosa. Non possiamo prenderlo in Iran. Ma noi siamo la CIA, facciamo quello che ci pare, santo cielo! Non è in Iran, signore. È sul campo ad Al-Masra. Che cosa ci fa ad Al-Masra? C'è solo un modo per scoprirlo. Beh, prendiamolo. Quando? Adesso che ore sono? Che uomo con le palle cubiche! Chi mandiamo? Price! Ah no, andiamo Ghost a sto punto. Partenza in 5. Ricevuto. I
Marine si stanno imbarcando. Tu e il sergente sarete a capo della missione. Il sergente? Sup e Davide. No, Sup! Siamo a casa la vittoria, tenente. Mi tengo un posto. Che puttana. Ghost, mi ricevi? Sì, signore. Qualche problema? Negativo, signore. Chiudo. Cioè, ha fisicamente un teschio incastrato sulla maschera. Sono il nemico intorno ad Almasra. Rapporti confermano che combattenti di Al-Qatala convergono nella valle. Stanno proteggendo qualcosa. L'intelligence segnala soldati in 3 strutture. Il maggiore Hassan forse all'interno. Ghost e Soap guideranno un'unità speciale per uccidere o catturare Hassan stanotte. Un elicottero inserirà 2 team alle estremità dell'area bersaglio. Il team Bravo prenderà gli edifici 1 e 2. Il team Alpha l'edificio 3. Avete tutti la facoltà di uccidere. Ma vogliamo Hassan vivo per interrogarlo. Ricordate, il maggiore Hassan è cruciale per Al-Qatala. Se è lì, moriranno per lui. Buona caccia. Il team Bravo scende qui. Il team Alpha resta a bordo e atterra più avanti. Entrambi i team si incontreranno nel mezzo. Ricordate, vogliamo Hassan vivo. Ma anche morto è un'opzione. Forse è meglio morto, perché di solito quando abbiamo dei VIP in custodia, in un modo o nell'altro riescono a liberarsi. Ok, quindi io dovrei essere sotto in questa missione. Ci hanno sentito arrivare. Questo elicottero fa un rumore veramente assurdo. Catturare o uccidere. Visore notturno. Vai. Ottimo. Bravo in posizione. Andiamo alla seconda zona. Ok, l'importante è che non ci individuino. Vedete che a sinistra c'è l'indicatore della visibilità. Fin tanto che siamo al buio, dovremmo essere a posto. Elicottero, vola un po' più alto, dannazione. A tutte le unità, Razor 1 sotto tiro. Ci agganciano. Missili in arrivo. Oh, ma dai. Vi siete fatti sgamare. Cazzo, prendelo. No, no, tanto lo pigliano. Secondo missile. Dannazione, lo sapevo. Oh oh. Che brutto impatto. Mi sa che forse qualcuno si è salvato. Alfa, che succede? Mi sembra di vedere il pilota. Ma è morto, chiaramente, non si muove. Alfa, mi ricevete? Bravo, Alfa è bloccato. Numerosi feriti. Merda, qui ci sparano di tutto. Alfa, procediamo verso l'edificio 1. Resistete. Ghost, il luogo dello schianto va messo al sicuro. Per prima cosa Hassan, così togliamo la pressione su Alfa. Poi mettiamo al sicuro il luogo dello schianto. Chiaro? Ricevuto. Andiamo. Ok. Cerchiamo di non farci davvero sgamare ulteriormente. È abbastanza ovvio che dopo lo schianto, ora, si aspettino di essere assaltati. La missione è iniziata male, come al solito. Quando sei un personaggio di Call of Duty, te lo garantisco, non te ne andrà dritta una. Allora, passiamo da sopra o da sotto? Direi che da sotto forse sarebbe meglio. E non spingete, gente! Vogliamo bussare, signori? Salve, buongiorno, Corriere Bartolone! Sono venuto a consegnare un po' di morte prematura! Non fate complimenti, abbiamo un sacco. Signore, lei è morto in posizioni molto scomode. Ehi là! Buono! C'era un terzo cugino, a quanto pare. Pieno terra libero negativo su Hassan. Ok, eliminato. Ehi là! Porco cane, aspetta! No, signore, non mi passi davanti quando sto cecchinando le genti. Porti pazienza, gli posso sparare attraverso, no? Quindi ci accontentiamo così. Aspetta, t'ho visto dietro la macchina. E ora non ci sei più. Aspetta che non abbia qualche altro cugino. La zona sembra libera, che faccio? Avanzo. Corro, 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 corro. Copritemi. Eccolo là, l'ho visto, aspetta. E addio. Bravo. Brutto modo di andarsene. Bravo, stanno sparando dei razzi dall'edificio 2, primo piano. Alfa, prendiamo l'edificio 2. Porca miseria, che spavento. 7-1, vado all'interno. Ok, disattiva il visore. Perché in interno non ci serve. Ok, la zona sembra libera. Aspetta, non mi spuntino all'improvviso. Spavento! Ghost, ti picchio male il cugino. Ah, la faccia gli serviva, mi sa, eh. Ok, quindi loro hanno usato l'altra entrata. 7-1, vado al primo piano. Ciccio, occhio agli angoli. Di solito è da lì che ti fregano. Sicuramente c'è qualcuno qua dentro. Non farti sgamare. Appena detto. Appena detto. Ok. Cucatina flashbang, perfetto. Signore, signore, ha problemi alla vista? Niente a fare, dobbiamo sportargli la faccia. Era un male incurabile, purtroppo. Collega, come va? Cazzo. Fatto male? Ce n'è uno nel corridoio. Non è un problema, gli lasciamo una flashbang anche a lui. E gli facciamo un bel Kinder sorpresa. Ghost, RPG nemico sistemato. Ricevuto, ottimo lavoro. Chi è che parla? Aspetta un secondo. Entra. Signora, signora no,
Ma perché? Insieme vendicheremo la morte del generale. Dost, qui è sicuro. Negativo, su Hassan. Roger, andiamo al luogo. Portatile è partito via, malissimo. Ok, mi dispiace. Tutto per posto? La signora? Sì, la piastra mi ha protetto. Sono stati loro a colpire Alfa. Sì, ora possiamo mettere al sicuro il luogo dello schianto. Bravo, radunarsi all'esterno. Ghost, qui Soap. Alcatala è ben attrezzata. Soap, noi andiamo al luogo dello schianto per soccorrere i feriti. Voi restate qui e copriteci. Capito. Alfa 02, qui Bravo 07, edificio 2 sicuro. Stiamo arrivando. Qui Alfa, ricevuto. Non è finita. Alcatala è in agguato. Alleati! Saranno sicuramente qua in pochi minuti. Willa! E non sono sopravvissuti molti qua, eh. Abbiamo 5 vittime e un ferito. E ho solo quest'arma, quasi scarica. Non c'è tempo, sono qui. Punta l'arma verso gli alberi. Dammi un secondo che piazzo un po' di mine di prossimità. Se qualcuno si avvicina, passerà un brutto quarto d'ora. Ok, perfetto. Posso riavere le granate che non mi fanno schifo. Vedi qualcosa? Ok, allora diamo un'occhiata. Per ora non vedo nessuno. L'ho visto! Movimenti. Ok, eliminiamoli. Fuoco. Fin dall'inizio. E tanti saluti. Porcaccia la miseria. Wow! Cos'era un RPG? Cazzo! Ma siete scemi? Ok, ok, ok. Aspetta che stanno arrivando. Stanno cercando di aggirarci. Qualcuno finisce sulle mie mine anti-uomo entro pochi secondi? Un po' che non... Ah! Abbiamo quello più furbo degli altri. Aspetta. Sto ricaricando. E ti ricarico la faccia, ceffoni. Fila, boni. Uccisione confermata. Boiaccia, quanta gente che c'è. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, fammi in posizione. Così sparare più tranquillamente. Mantenendo anche la copertura. Porco cane, c'è un sacco di gente. Aspetta, prendi fucile da cecchino. Così li eliminiamo più tranquillamente. No. Ok, meglio. A posto. Per ora. Occhi puntati sugli alberi. Sì, anche qua perché cercano di aggirarci in continuazione. 7-6. Serve supporto aereo ravvicinato su quegli alberi. Roger, richiedo subito. In posizione. Non è ancora finita. Tra quanto arrivate, signori? 3 minuti all'attacco. Come 3 minuti? Non possiamo resistere così tanto a lungo. Supporto aereo in arrivo. Ehi, c'è del fumo vicino agli alberi. No, grazie, non voglio droghe. Arrivano. Dove, dove, dove? Io non vedo nessuno. Arrivano. Eccoli, perfetto, pigliato in pieno. Porco cane, sono passati le armi più pesanti. Allora, prendimi il fucile, perfetto, così. Cerchiamo di eliminarli mentre provano ad assaltarci. Aspetta, ah, non riesco a sparare in quella direzione. Boni, state buoni. Copritemi che ricarico. Oh, ma hanno evitato tutti le imminenti uomo. Ma per davvero? Ah no, qualcuno le ha pigliate. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, dicevo che c'era qualcun altro. Ok, ce n'è uno là dietro. E ora non c'è più. Aspetta che aveva anche un cugino. Eliminato, aspetta. Sono tutti laggiù. Perfetto. Chi altro c'è? Capoiazza, ragazzi. Fuoco di copertura, dannazione. Nessun movimento. Ok, sembra tutto tranquillo. Tutto ok. Hanno colpito 2-3. È morto. No, il signore, ma come? 7-2, mi servi subito qui. Ok, arrivo. Beh, potevate metterlo in copertura, però, Negativo. Resistiamo oppure andiamo avanti. Hassan è ancora là fuori. Kilo 01, colpite liberamente nell'area davanti a noi. Attacco di prossimità approvato. Ricevuto. Merda. Oh, oh. Oh no. Tenente, mezzi corazzati in arrivo. Ce ne sono 4. Come facciamo? È impossibile. Facciamoli avvicinare. Ecco, arrivano. Pronti a ingaggiare. Con cosa? Con cosa, Ciccio? Ok. Distruggiamoli. Appena scendono, gli facciamo il culo a strisce, buoni. Aspetta, aspetta, che devo togliermi da qua. Non riesco a sparargli, altrimenti. Supporto aereo. Eccoli, li vedo, li vedo, li vedo. Maronne! È arrivato il supporto aereo? Wow! Ora ragioniamo. Uè, c'è gente che vola dovunque. Porca boiazza. Kilo 01, assegno, assegno. Bravissimo, Ciccio. Lo spero, cazzo. Ok. Via libera. Kilo 01, nessun movimento in zona. Grazie per l'aiuto. Ricevuto, 7-6. Kilo 01, resto in sorvolo nell'area. Rimettetevi in sesto. Hassan è ancora là fuori. Ma stanno facendo le cosacce là dentro. Pensiamo che vedo che si muove. Certo. Alfa, tu vieni con noi. Ricevuto, tenente. Andiamo. Mi serve un'arma decisamente molto più potente. Quei bastardi ci hanno usati come esca, eh? Sono ben equipaggiati e organizzati. Merito di Hassan. Già. Avevi visto giusto, tenente. Pensi che Hassan sia ancora qui? Lo schianto dell'elicottero era il loro diversivo. Vediamo se gli è servito. Ah!
Cos'è sto rumore? Mi sono cagato in mano! È un drone? No, che sono ancora in zona. Teniamoli in attesa. Avanziamo. Visuale sull'edificio 3. Ci vuol coraggio, ragazzi, vi giuro. Forse dentro c'è Hassan. Mi sale un'ansia assurda. Ed è abbastanza realistico comunque come gioco. Oh! Cecchino! Cecchino di Alcatala sul tetto, giù! Sopra te il cecchino. Tutti gli altri restino giù fino al via libera. Cecchino ucciso. Tutto bene? 7-5 a terra. Potrebbe non essere l'unico, tuttavia, gente. Altri cecchini sul tetto, falli fuori! Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Che cazzo fanno a vederci? Hanno visori notturni. Siamo bersagli facili per Alcatala. Fuori un altro. Aspetta. Bel colpo, Sop ci darà copertura. Avanti. Ragazzi, ragazzi, ce ne sono troppi? Caboia, non vedo niente. Se Hassan non è qui, di che si tratta? Qui ci stanno massacrando. Sto facendo del mio meglio, portate pazienza. Ok, preso comunque. 7-6, voglio un attacco su quell'edificio. God, dentro potrebbe esserci Hassan. Non abbiamo scelta. 7-6, fuoco sull'edificio, senza battere. Aia. Ok, lasciamo che i rinforzi facciano il proprio lavoro. Ok, avanziamo, avanziamo intanto. Wow. Spara qualche missile, tanto che ci sei, che non mi incocchio. Uilala. Che macello. Quanto adoro il supporto. Gioia per gli occhi. C'è ancora un tizio molto vivo e molto meno vivo adesso. La boia. Ok, l'edificio è mezzo devastato. Un po' si sembrano tutti morti in effetti. Grazie a Dio c'è il supporto aereo. Sì, speriamo che Hassan sia ancora in te. Anche a pezzi andrà bene. Più facile da trovare. Bravo, avanzare, l'intero edificio va messo in sicurezza. Signori, chi vuole entrare non fate complimenti. Dietro! Caccia la miseria, che spavento. Ok, questa non me l'aspettavo. Guardate i corpi, dobbiamo identificare Hassan. Perfetto, infiltriamoci con molta calma. La zona sembra libera da questa parte. Aspetta. Ho visto. Aspetta. Qualcuno ha avvistato Hassan. Negativo su Hassan. Ucciso. Negativo, bersaglio non avvistato. No, vado, era lui. Negativo, nessuna visuale su Hassan qui. Ho trovato una server farm nel frattempo, ma nessun Hassan purtroppo. Adio, signore, addio signore. Eliminato. Ok, eliminato anche questo. C'è nessun altro qua dentro? Buongiorno, buon salve. Ma stai buono, non rompere le balle. Oh, era un suicida? Non me ero accorto. Guarda quanto cocchio di esplosivo non aveva addosso, porco cane. Avrebbe fatto saltare l'intero edificio. Ok, ritorniamo là fuori. Sono al piano terra. Stavo per spararvi, mi avete anche avvisato, scusate, Non c'è un modo migliore per controllare gli angoli? Procedo al primo piano. Mi accontenterei anche di uno specchietto o qualcosa del genere? Oh no, c'è di nuovo un altro portatile. C'è qualcuno là dentro, sento dei passi. Buongiorno, signore. Ah, addio signore, direi. Sicuramente avrà dei cugini, fai attenzione. Buongiorno, c'è nessuno? Spavento. Non è Hassan. Gli spariamo, lo lasciamo lì. Ok, perfetto. Addio, ad Hassan sparo io, posto. Libero, Hassan è ovunque. Ovunque ma non qui. Mi sa che siamo rimasti leggermente fregati, signori. Ok, procediamo verso la prossima zona. Qua che ti vedo? Ma non è un'arma che spunta? No, questa è un'arma che spunta. Mi avete fatto andare avanti così, senza perché minimo rispetto. Occhio. Porca boiazza. Quei vermi sono dappertutto. Ma dai. Ma per fortuna che stavo già puntando verso la grata. Aspetta, che non ci sia qualcun altro. Il tatticone, hai capito? Aio! Bravo, Cioè, morto come un pirla, ma bravo. Devo ricordarmi di usare più spesso le flashbang. Gente, qua non c'è nessuno? Puoi avanzare anche tu, Com'è? Che dici? Salve, signore. Addio, signore. Rimossa. Ok, aspetta. Ho visto! Bastardo. È stato qui. È un cazzo di centro operativo. Guarda in giro, Sop. Non c'è nulla, porco cane. Guardati intorno. Ah, ci sono dei documenti, aspetta. Vediamo un po'. Guarda, l'uniforme di Hassan. Allora è stato qui. È fuggito mentre eravamo sul luogo dello schianto. Dovevamo lasciarli morire, secondo te? Le scelte hanno conseguenze. Bravo, qui fuori abbiamo movimento. Arriviamo. Non sarebbe cambiato nulla, probabilmente. Bravo, radunarsi all'esterno. Oh oh, non mi dire che stanno arrivando se qua. Se è fuggito, che cazzo stanno proteggendo? Bella domanda. Se non è una persona, di solito sono delle armi.
O, non lo so, qualche piano segreto malvagio, vi dicendo. Cosa abbiamo? Un magazzino. La saracinesca è aperta. Ho sentito dei rumori. Occhi aperti. Ok, controlliamo. Dove siete? Non mi passa... Ho visto gente. Ah! Porcaccia la miseria! Mi hanno mezzo accecato? Aspetta. Lancio di qualche bella granata. Flashbang, vi dicendo. Faccio passare io la voglia di accecare la gente. E che cocchio! Occhio. Proviamo ad aggirarli un attimino. Ok, che boiazza. Aspetta. Un attimo che stavo ricaricando. Vabbè, ma c'è giubbotto di proiettili. Cos'è quel simbolo? Non ho capito cos'è quel simbolo. Porca boiazza, non t'avevo visto. E di certo tu m'hai sentito, però. Ok, posto. No. Ma non finiscono più quest'oggi. C'è una scorta di soldati assurda, signore. Venga a giocare con noi, avanti. Possiamo risolvere civilmente. Aia, c'è un altro cugino anche lì. Ghost, che stai facendo? Prego, non muovere il culo. Ok, cerchiamo di aggirare Capitan Furbizia. E... buongiornissimo! Aio! E quanti colpi ti devo sparare? Che succede? Sono libero. Direi di sì. Libero. Controlla. Vediamo cosa nascondeva. Abbiamo fatto una strage. C'era un sacco di gente, quindi sicuramente ci sarà qualcosa di importante. Oh! Ok, controllo io il container. C'è qualcuno dentro, mi incocchio. Cos'è? Che cazzo è questo? Non è la stessa arma che abbiamo utilizzato noi? È tutto in inglese. È la stessa identica arma. Quella che ha lanciato il missile. Santo. Missili balistici. Oh no. Lanciatore mobile. Possono coprire oltre 1000 miglia. Come minimo. Come ha fatto l'Iran a metterci le mani sopra? Ce lo siamo fatti sfuggire, 7-6. Probabilmente. Mettici in contatto con l'Aswell. Sì, un momento. Bravo 7-6 Charlie a Watcher 1, mi ricevi? Qui Watcher 1 in ascolto. L'Aswell, parla Ghost, abbiamo novità. Spero si tratti di Hassan. Ghost, da un'occhiata. No, questa è roba nostra. Ghost, avete preso Hassan? Negativo, abbiamo trovato delle armi. Hassan ha dei missili e sono americani. 07, qui capo Gold Eagle, puoi ripetere cosa hai detto? Ripeto, Hassan ha dei missili americani. Liberate la stanza. Aia, qualcuno ha fatto una cazzata. Avanti, tutti fuori, andate. Che figura di M, gente. Serissime così le pareti. L'Iran è entrato in possesso di missili americani. E adesso sono in mano ad Al-Qatala. Hassan dava in giro i nostri missili balistici come cazzo di caramella ad Halloween e noi non lo sapevamo. E la negabilità plausibile dell'Iran? Ma quale cazzo di negabilità? L'Iran c'è dentro fino al collo. Voglio sapere quanti missili hanno e dove hanno intenzione di usarli. Se Hassan sta muovendo i missili, qualcuno lo aiuta. E non pensi che sia il caso di scoprire chi è questo qualcuno? Di al mio team 2 ore con quei missili e saprò da quali mani sono passati. Negativo, li voglio distrutti. Generale... sono una fonte di informazioni. Questo è un fallimento dell'intelligence, Laswell. E non sarà anche un fallimento tattico. Ci saranno 500 soldati nemici in quel posto domani all'alba. Ci serve una vittoria rapida. La vedo difficile, Ciccio. Qui capo Gold Eagle a Ghost. Mobilita i tuoi e va all'attacco. Distruggete subito quelle armi. Ricevuto, capo. Amsterdam. Cosa? E ora che c'entra Amsterdam con questa storia? È un centro di contrabbando. Le sue acque non sono sicure. L'Iran ha uomini lì. Come noi. Chi? Il capitano. Price! Torna Price! Al momento è già sulle tracce di una cellula di Al-Qatala. Beh, questa è la prima buona notizia della giornata. Lo contatterò e me ne occuperò di persona. Kate Laswell di nuovo sul campo. Sarà un lavoro pulito. Non è vero, mai nella vita. Concordo in pieno. Kate, voglio che Hassan venga impacchettato e infiocchettato. Ma per ora, massimo riservo. Come vuole, sì. Ah, guardi, non sono molto bravo a rimanere sotto copertura. E signori, vi do il benvenuto ad Amsterdam. E c'è una zanzara nella vita vera che mi sta cercando di ciucciare male. Meno di un'ora. Adesso dove sei? Canali. Sotto un ponte c'è una nave di Al-Qatala. Trasporta un carico di missili? Negativo, non questa. Speriamo che ci porti a quella giusta. Ti aggiorno. Che bello rivederla, signor Price! Yes. Ci sei? Ci sono. Allora andiamo. Ok, evitiamo di farci individuare. In teoria dovrei poter andare sott'acqua. Quello l'ha tirato giù Price, è una mia impressione. Ok, vediamo un po'. Con Cici possiamo immergere.
Perfetto. Gli posso fare tipo il jumpscarone da dietro? Buongiorno signore. E addio. Bel lavoro, sergente. Abbiamo anche occultato il cadavere senza volerlo. Aspetta, 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 che il signore mi ha anche lasciato una pistola. Avviciniamoci alla chiatta, al lavoro. Che gentile. Capitano, ho un'arma. Vacci piano. Sono sopra. Non stare lassù a lungo. Sì, buona idea. È meglio rimanere sott'acqua che almeno mi posso nascondere. Non so se ho un respiratore o se sto trattenendo il respiro. Ok, vedo il signore. Cerchiamo di non spuntargli proprio davanti alla faccia. Vediamo se riesco ad aggirarlo in tutta tranquillità. E gli facciamo un bel Kinder sorpresa 1. Kinder sorpresa 2. Perfetto. C'era altra gente sul pontile. Prova a salirmi, Ciccio. Bravo, rapporto. Ci stiamo avvicinando alla chiatta. Affonderemo al Catala. Oh, vedo la chiatta laggiù, la vedo, la vedo. Se non ci resta molto tempo, John. Signora, stiamo cercando di fare del nostro meglio, porti pazienza. E che se sparo a quello rischiamo di essere individuati. Aspetta, no. Uno ucciso. E l'altro cugino non ha notato nulla, davvero. Ci deve essere un modo per fargli il jumpscherone. Allora, fatemi avvicinare a sufficienza. Stai sotto, Ciccio. Sparagli tanti saluti. No, ho finito le munizze. Ne arrivano altri. Aspetta. Dove, 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 dove? Oh, oh, giù, 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 giù. Ok, aspettiamo che passino, casomai. Oppure aggiriamoli nascondendoci dietro alle altre barche barracchiate. Provo a salire, me la rischio un attimino, sperando che non mi individuino. Gas, quel gommone è un problema. Attaccalo se puoi. Ah, che penso io, aspetta. E addio. Uno ucciso. Non mollare. Cerchiamo di aggirarli nel limite del possibile. C'è un signore qua sopra che sospetta cose. Sicuramente non sarà l'unico. E infatti c'è un cugino. Allora aspettiamo che si avvicinino un attimino. Aspetta, aspetta, aspetta. Buono uno e buono due. A terra. Olè, anche in acqua. Ok, proviamo a salire. Aspetta, aspetta, me la rischio un attimino. Vai, Gas. E... ok, non c'è nessun altro qua. Vedo della gente laggiù che sta scaricando cose. Però... sì, c'è un altro tizio laggiù. Di nuovo in acqua. Sembra che non ci abbiano visto, che è la cosa più importante. Signore, mi tenga il coltello. Grazie, molto gentile. Ok... oh, perfetto, l'ho anche ripreso, cosa vuoi di più dalla vita? Ne abbiamo ancora 6, quindi posso far fuori un bel po' di gente. Che succede? Un altro. È arrivato. Da dove? Si vede che ci hanno individuato, probabilmente. Sì, sospettano chiaramente cose. Eliminato. Attento, ti vedono. E un attimo. Ok, eliminati. Porco cane, quelli del gommone invece no. Ok, ignoriamoli completamente, tanto sono al centro del laghetto lì del porto. E tanti saluti. Ok, dovremmo poter abbordare la chiatta in teoria. Gas, quel gommone è un problema. Ho capito, allora lo vado ad eliminare. Porco cane, oh. Faccia qualcosa anche lei, signore. Ho capito che c'è una certa età, porti pazienza. Signori, avete rotto le scatole, mo basta veramente però. A posto? Gas, sono quasi alla chiatta. Raggiungimi anche presto, ma sii prudente. Signore, ho stecchito tutti, letteralmente. Libero. No, davvero mi sono saliti i peggio reumatismi. È la missione più umida che io abbia mai fatto. Ah, Wet War, che doveva essere il titolo originale. Arrivo da te, sergente. Ha più senso in inglese. Signore, che piacere rivederla. Posso spararle così per simpatia? Guarda dove spari. Oh, scusa. Non pensavo che mi facesse sparare a lui. Oh, oh. Chiuso. Sparo alla serratura, che faccio? No, eh. Ma cosa stai a scassinarla? Laswell, stiamo salendo a bordo. Bene, tenetemi aggiornata. Capito, sì. Sento gente che parla in spagnolo. Senti. Spagnolo? Pare di sì. Ci sei? Pronto. Buongiorno signori, che piacere incontrarvi. Salve, sono lo zio Telone. Ok, a posto. Immagino che non siano gli unici. Occhi aperti, sicuramente arriverà a sinistra. Ok. Flashbang. Oh oh. Un bel po' di casino là dentro. Guarda, Las Almas, un cartello messicano. Che fanno qui? Laswell, l'Iran usa un cartello per il trasporto. Dammi un nome, John. Las Almas. Hassan collabora con i Narcos. Aspetta. Aspetta, pronto con la flashbang. Ma possiamo anche tirargli un coltello sulle gengive? E chi si è visto, si è visto. Aio! E basta sparare, che due maroni però. No. Piatta dei Narcos. Posto? Ok. Ciccio, la prossima volta avverti che stai per aprire la porta. Aspetta. Porca o cane. Wow, wow, spavento. Sempre del cartello. Ok. Vediamo un po'. Qua non c'è nessuno. Qua nemmeno. E
E... Per strano che non ci sia nessuno. Sì, è qua dentro, sicuramente qua dentro. Apri la porta. E troverai Gesù. Signore, cosa stava facendo in bagno? Si vergogni? Che è sto rumore? Il suo telefono. Scusi, faccia, porti pazienza che le ciulo l'iPhone. Non mi dica che è il modello dell'anno scorso che mi arrabbio, Il cartello incontrerà Alcatala. Che culo che gli stessero scrivendo in questo momento. Laswell, cerca caffè Gracht. Succederà qualcosa. Quando? Un'ora. Mi piace come nei videogiochi i nostri personaggi hanno un tempismo veramente assurdo. Bravo 6 a Watcher 1, in posizione al bar. Due al tavolo alle mie ore 4, uno del cartello, uno iraniano. Fantastico. Cosa fanno? Conducono una transazione. Elettronicamente. Confermo. Pagano il cartello per qualcosa. Scopriamo cosa. Sicurezza? Moltissima. Me ne occupo io. Lasciamene un po'. Ricevuto. Stiamo arrivando. Siringa. Veleno? Non letale. Li metterà KO. Merda della CIA. Benvenuto nel mio mondo. Stendi le guardie, così arriveremo al nostro amico. Lei? Estrazione. Dimmi quando. Ricevuto. Ah, quindi va proprio sul campo la Laswell stavolta? Parlano di orari. Quando agiranno? Stanotte. Stagli addosso. Ci servono informazioni su carico e destinazione. Ricevuto. Possiamo farti un giro per Amsterdam, dai. Chissà quando ci ritorno qui. Del cartello, alla fine del ponte. Visuale confermata. Non devono vederti armato. Ok, vediamo, faccio finta di palpeggiare le biciclette. Ah, questa è quella che ciullerei io, vero Roberta? Questo è un bel modello, serve al nostro bambino. Perfetto, uno si allontana. Viene verso di me. Lo seguo. Io prendo quello al ponte. In movimento. Signore, scusi, mi saprebbe dare delle indicazioni stradali, sia gentile? Domani questa la senti tutta. Hai alzato il gomito, eh? Avanti. Già. Guardia a terra, ponte libero. Perfetto, ora raggiungimi. Watcher 1, il carico è umano, un pezzo grosso, destinazione Stati Uniti. Chi, John? Il maggiore Hassan Zayani. Merda, allora in Messico. Siamo in tempo per fermarlo. Prendiamo il nostro amico del cartello e facciamoci dire tutto. Se Hassan porta un missile antiro degli Stati Uniti, sarà un massacro. Che si fa? Ci facciamo un tatuaggio! Non abbiamo controllato l'area. Forse ci sono altre guardie. Non c'è tempo per setacciare l'area. Ci serve un diversivo. Io ho qualcosa. Gas, vediamoci al bar. Ho un paio di tizi del cartello che mi stanno fissando. Ma vabbè, dettagli. Ok. Io un caffettino lo vorrei, se possibile, capitano. Ok, eccolo laggiù. Signore, buongiorno, come va? Si sta divertendo? Prendi. Che cazzo cos'è? Sarebbe? Granata esca. Funzionerà. Torna da Laswell. Entriamo in azione. Oh, però mi stanno guardando quelli. Signora, mi hanno dato una granata. Appena scoppierà il panico, il cartello cercherà di... E qui entro in gioco io. Ok. Bottegas. Vado. 3 secondi. Ma aspetta un attimo, porco cane. Oh mio Dio, cosa sarà accaduto? Arrivano le guardie, io ne prendo una, tu l'altra. Ecco qua, ti cuoti tutta sta droga. Ti raggiungo, capitano. Fai in fretta. Io organizzo la fuga. Vediamoci al ponte. Intervengo. Ui, bravo capitano Price. Signori, occhio alle spalle. Vedo gente che corre. Ricevuto. Cartello, dietro di noi. Coprimi, sergente. Aspetta, sto cercando di non sparare i civili. Tre nemici, direzione sud. Ok, eliminato. Non mi passare davanti, c'è un'arma da fuoco. Gas, usa la siringa. Ecco qua. Fai un bel riposino, piccolo stellino. Ok, così lo possiamo trasportare più tranquillamente. Watcher, andiamo. Ricevuto, arrivo. Dentro. Oh, sicuramente arriveranno i rinforzi. Ottimo lavoro. Anche lei. Ce l'abbiamo fatta? Per davvero? Vediamo dove portano Hassan e intercettiamolo. Lo sveglieremo, ci dirà tutto. Sicuri che parlerà? Oh, sì. So essere molto persuasiva. Anche Price. Anche Fisher Price, santo cielo. Colonnello Vargas. Che posizione Laswell? Non mi aspettavo queste formalità. Allora la faccenda è seria. Lo è. Mi serve il tuo aiuto, Alejandro. Parla.
Il cartello Las Almas vuole portare un terrorista iraniano oltre il confine. Laswell, i terroristi non passano dal confine sud. Lo sappiamo e lo sanno anche loro, ecco perché ci proveranno. Devi assolutamente impedirlo. Chi è il bersaglio? Il maggiore Hassan Zayan. Capito. Quando? Stanotte. Sono collegata a un drone di sorveglianza. Siamo sul confine fra Stati Uniti e Messico. Oh no! Questo è un problema, eh? Parecchio movimento laggiù. I migranti sono in acqua. La polizia di frontiera interverrà. I narcos usano i migranti come esca. Potrebbero muovere Hassan ora. Ah, che bastardi! Dov'è l'FBI? Arriverà tra un'ora. Abbiamo solo voi. Un attimo. Rodolfo, i migranti sono un'esca. Il bersaglio è in movimento. Hanno attraversato il fiume con una barca. Su, cerchiamola. D'accordo. Ci pensiamo noi, Watcher. Alejandro. Non deve varcare il confine. Ricevuto. Chiudo. Se attraversa il confine, non avremo giurisdizione. Allora dobbiamo impedirglielo. Questi sono nuovi personaggi, non li abbiamo mai incontrati neanche sul gioco originale. Non vorrei dire una stupidaggine, dato che la trama è cambiata considerevolmente. Eccola lì la barca. Colonnello, laggiù, verso nord. La loro barca. Ferma qui. Riesco quasi a riconoscere gli attori. Sono tutte persone che in un modo o nell'altro ho già visto. Come Shepard, ad esempio, è un attore famosissimo. Grazie, molto gentile. Ehi, escucia. Hassan si muove rapidamente. Possiamo beccarli prima che attraversino. Ricevuto. Il muro è più avanti. Sta pronto. Il cartello Las Almas e l'Iran. Questa è una novità. E se Hassan attraversa? Cambio di tattica. Ascolta. Conto quattro nemici. Visuale su Hassan, in cima al muro. Merda, ha attraversato. Non possiamo perderlo. Spariamo? Dobbiamo ingaggiare. Ok. Aspetto, l'ultimo. Gli spari tu? C'è almeno uno, gli vuoi sparare? Libero. Libero. Watcher, il bersaglio ha sconfinato. Si muove. Lo inseguiamo. Colonnello, ve lo sconsiglio. Non avete autorità né risorse nell'area. Lo so. Tu avverti l'FBI e contatta la polizia locale. Chiudo. Vado io? Rodolfo, usa la scala, muoviti! Signore, non rompo le palle, mi dia un attimo di tempo! Oh oh, sto tecnicamente... mi sto tecnicamente infiltrando negli Stati Uniti? Oh no... Riesci a vederlo? Negativo, è fuggito! E noi lo seguiremo, forza! Oh, porco cane, non è una leggerissima violazione, scusate? Ci faranno il culo a strisce gli americani? Il cartello lo porterà in un nascondiglio in città, dobbiamo trovarlo! Ricevuto. Aspetta che riaccendo la torcia. Non ha molti più amici di noi. Prudenza. Ah, ma ci sono le case proprio così un passo dal confine, per davvero? Hassan sta andando di qua. Forza. Sì, se vuoi aprire magari. No, lasciamo sfuggire un altro po' tanto che ci siamo. Spero di non dover sparare a Fuffi, signora, sia dentro. Buono, Willa. Buono. Casa all'angolo. Ricevuto. Sì, è andato laggiù sicuramente. Dai, dai, gente, forza che arriveranno i rinforzi. Apri, ti copro. Fuori dalle palle. Gente. Ho chiamato la polizia. La porta, dai. Sono abitazioni civili e qui non abbiamo autorità. Apri tu, apri tu. Forze speciali. Forze speciali. Dai, mi trovo dall'altra parte. Wait. Stai indietro. Okay. Indietro. Non sparare. Quelli che sono passati di qua, dove sono andati? Da quella parte. Rodolfo, andiamo. Santo cielo, sti civili. Flores e Barajas, bersaglio diretto a un nascondiglio a ovest. Ricevuto. Sta arrivando la polizia locale. Oh oh, signore? Signore, sono arrivando? Oh, tutti dentro, tutti dentro! Addosso! Aspetta. Ok, eliminato uno, e probabilmente eliminato anche due. Beh, ma c'è altra gente? Sì, lo vedo. Eliminato uno, aspetta che c'è anche il cugino dietro. Signore, se mi dà una mano non sarebbe male. Non vedo niente, aspetta. Via libera! Ok, a posto. Libero. Sì, guarda, sì, sì. È andato di qua. Ora Hassan è da solo. Non per molto. Procedono un forze speciali a terra. Boni, tutti mia. Giù, tutti giù. Cerco una persona. Cazzo, tienili d'occhio. L'uomo che è passato di qua
Dov'è? Ehi, fermo! Yesenia! Capuzzona! Cazzo. Watcher, emergenza medica, civili a terra. Ma civili molto morti, eh? Rodolfo, per inciso. Vieni. Ricevuto. Qual è il nascondiglio? Inizia dalla casa blu a due piani. Perché? Oh, porco cane! Si è appena spento. La polizia. Laswell aveva ragione. Facciamo come dicono. Boni, state buoni, siamo amici. Esattamente come ti dico, ti ammazzo. Capito? Vieni avanti. Tutto bene, va tutto bene. In vista sopra la testa. Non costringermi a spararti. Colonnello Alejandro Vargas, forze speciali. Cerchiamo un terrorista. Gomez, fermati. Sono le forze speciali. Mica facile distinguervi dal cartello. Il sospettato? Abbiamo seguito. Wow! Porco cane! Fatto un salto assurdo! C'han pure gli RPG, ma scherziamo. Arma da fuoco, arma da fuoco, arma da fuoco. Porco cane! Ok, eliminati. Signore, tutto bene? Wow, 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 i poliziotti sono belli che andati. Un attimo, ci stanno sparando dal tetto. Occhio. Ok, eliminato, ricarica. Posso sparare da qua? Oh, che ticone telone. Vai così, perfetto. Oila! Porca boiazza, che spavento. Posso avere un'arma più potente che non mi farebbe schifo? Tipo quella del signore? Signore, si è fatto sparare addosso, mi raccomando. Cerchi di evitarlo se possibile. Orca boiazza. Oh, e che è? Una riunione. Quanti uomini hanno infiltrato negli Stati Uniti? Controlla dentro, io blocco le uscite. Ma sei scemo? Ma io me ne torno a casa. Ah, no, mi pagano abbastanza per questo lavoro. Buono, signori, io direi che per questo primo episodio di Modern Warfare 2 ci possiamo fermare qua. Mi raccomando, non spoilerate o vi picchio male nei commenti. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate. Spero che vorrete seguire con me la serie fino alla fine. Lasciate un bel mi piace, altrimenti arriva Gaz nel cuore della notte e vi accoltella male le gengive. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!